Buongiorno amore, oggi siamo a Barcellona e tra poco scendiamo, ma dobbiamo andare a far colazione. Andiamo a far colazione? E voilà! È la colazione che è venuta da noi, ma guardate un po' ragazzi quanto cibo che c'è qui. Ce la faremo a mangiare tutto? Dai, facciamo colazione e poi prepariamoci. Buongiorno, come stai? Non tanto bene, vero? È la tosse, quella brutta da foca. Hai visto quanta roba è arrivata? Vediamo un po'. Mamma Ma mia. Ma cosa aspettiamo ospiti? Non mi ricordo. Qual è la frittata con... forse... No, non è un toast. Il toast francese è questo qui. Ani, ti sei ammalata e siamo appena partiti. Cerca di non prendere più freddo. In piscina non si va più. Dai, facciamo colazione. Buon appetito. Buon appetito. Lo sai che siamo a Barcellona oggi? Siamo arrivati a Barcellona? Amore, colazione è finita. Adesso ci riposiamo ancora un pochino perché è ancora presto. E poi più tardi andiamo a mangiare la paella e andiamo a vedere qualcosina a Barcellona. Cos'è la paella? La paella è un piatto tipico spagnolo che è il riso con... Dove si mangia? Si mangia dappertutto. Oggi però al nostro fan fai un pezzo di In peggio. sala giochi? Va bene, certo. Sarà la sala giochi quella là dove ci sono i giochi. Va bene? Sai chi volevo salutare io in questo video? No. Cristian, Lollo e Alessandro. E chi sono? Sono tre fratelli che abbiamo conosciuto qua sulla nave. Sì, anche ieri li abbiamo visti, ma loro non ci Certo. hanno visto, poi li abbiamo rivisti un'altra Esatto. volta. E sono di Crotone, che è la mia E città. vogliamo salutare pure una nostra fan che abbiamo incontrato ieri. Come si chiamava? Sofia e Camilla. Ciao Sofia! Ciao Camilla! Ciao. Ciao! Ora dovevamo andare a Barcellona, dovevamo scendere e invece ci siamo riaddormentati tutti dopo quella super colazione perché eravamo molto stanchi. E adesso ci siamo invece svegliati e andiamo subito a fare una passeggiata perché altrimenti saltiamo Barcellona, ok? Lo so, tu non stai tanto bene. Quindi... Cosa, amore? Quello che non le sta le piace. Che cos'è? Dolce. Quelli, come si chiamano? Ma i waffle? Madonna, stai pensando ancora alla Nutella e ai waffle? Oddio, Anastasiuccia, mamma mia. Sì, più tardi quando torniamo. O quello il gelato, però, eh? Secondo me oggi col mal di gola è meglio il gelato. Comunque, poi decidiamo, va bene? Eh? Andiamo, ci prepariamo. Ci prepariamo, andiamo, scendiamo giù? Che c'è Barcellona che ci aspetta. Ok. Stiamo uscendo. No, andiamo a Barcellona. Siete curiosi di vederla? Non riusciremo a vedere molto perché è un po' tardino, però un giretto ci sta. Ancora sulle scale mobili. Vi piacciono le scale mobili? Sì, amore, come stai, Ani? Sicura? Sei freddo, dimmelo, che mettiamo il giubbottino, ok? Lo so, però. Ok. Siamo fuori dalla nave e adesso una super sorpresa vi attende. Sta arrivando un taxi Ani. che vi riporta a Novara e io e papà finiamo la vacanza Guarda insieme. Guardate quanto è imponente, certo, com'è imponente la nave da crociera. È nostra, è nostra. Siamo salite sul taxi e adesso decidiamo dove andare, ok? Amore, che c'è? Ti stai addormentando? È un po' lunghina perché ci sono tanti semafori, c'è tanto traffico, ma adesso arriviamo, ok? Tu dormi? Quasi? Bimbe, ma avete visto che monumento stupendo? Si chiama, è una chiesa, si chiama la Sagrada Famiglia. Hai fame tu? Faccino. L'hai visto? Ani, devi guardarlo, guarda che bello, così poi lo dici alle maestre, no? Quello che hai visto. Siamo venuti a mangiare a un ristorante. Anastasia, come stai? Cosa hai preso da mangiare? Un piatto tipico della Spagna, vero? La pizza. Esatto. Anche tu, Vanessa, hai preso un piatto tipico spagnolo, cioè? La pasta al pesto. Fantastiche le mie bambine che non rinunciano alle loro origini e fate bene e buon appetito. Tu stai sognando? Dopo torniamo sulla nave e prendi finalmente i waffle alla Nutella che da stamattina che rompi le scatole per questi waffle, ok?
non c'è solo Nutella nella tua vita, c'è anche altro. Va bene, Ani? Tu non ridere. Tu sei abbronzata. Andare in piscina al coperto funziona. Dito, amore mio, e anche sai come la pasta? Buona, vero? Ho visto che il pesto era bello cremoso. La pizza è buona, amore? Noi abbiamo preso un po' di cose tipiche per adesso. Quelle melanzane mi ispirano tantissimo. Anche queste polpettine. Questi gamberi all'aglio. E verdure grigliate per adesso. Brava amore, ma hai quasi finito. Oh, sei stata bravissima. Solo Vanessina ne ha preso un pezzetto, perché dice che la sua pasta non è tanto saporita. Non è il tutto vero. Non ha gusto, vero? Senza gusto. Invece la tua pizza è buona, vero amore? Bene. Mamma, dimmi amore. Abbiamo mangiato tutto, mi puoi prendere questo? Certo amore, intendi il waffle alla Nutella? Sì, sono due, amore. Il waffle alla Nutella. Ma lo sai che è sulla nave quello, vero? Non qua. Tanto tra poco torniamo indietro, che io devo anche finire di editare un video. Tanto la nave mica chiude. La nave chiude a forse alle 5:30, secondo sì. me. Ok. Pranzo finito, bimbe. Andiamo a fare un po' di shopping. A comprare qualcosina di carino da portare a casa. Come ricordo. Vuoi peluche? Va bene, dai, scegli. Quale vuoi? Guarda che bellino questo dinosauro. Oh, che carino. Scegliere uno, un peluche o uno di va bene. Che l'importante è che... Guarda, va, Ani, le bambole. Questi è uno di questi. Ma la bambola, Ani. C'è scritto Barcellona, è un ricordo, guarda. Posso prendere? Prendi la bambolina. No. No, la bambola e uno piccolino portachiavi così. Ma cosa ve ne fate di questo? Voi non avete le chiavi? No, io sì. Lo attaccate nello zaino? Sì. Ma no, questo, la bambola. Ani, la bambola. Allora niente bambola, va bene. Amore, scusami. Fai vedere. Madonna, ma io non ci posso credere. Ti ho tirato un pugno. Ogni volta mi fai sempre male. Lo so, amore, ma perché tu sei sempre dietro di me? Io non ti vedo. Ti nascondi dietro di me, io gesticolo quando parlo. Ragazzi, guardate. Chiedo scusa, amore. Però ti hanno regalato un portachiavi a forma di geco. Per farmi perdonare, te l'hanno regalato loro. Andiamo. Siamo saliti sul taxi e adesso andiamo a fare un giro sulla Rambla. Cosa c'è, Vane? Mi fa ridere. Perché è così? Perché dobbiamo andare? Perché sulla Rambla ci sono dei negozi bellissimi. No, dai. Ma poi torniamo, Vanessa. Anastasia è prestissimo, eh. Mica parte adesso la nave. Poi cosa fa? Non mettere le mani in bocca. Sulla Rambla, amore, questa è una via famosissima, un corso famosissimo di Barcellona, dove ci sono dei negozietti. Ma tu non ci vuoi andare. Allora, bimbe, siete pronte per la caricatura? Non dovete muovermi, eh? Ok? Stasia è terminata. Guardate che carina. Vanessa, work in progress. La caricatura? È troppo carina. Te hai visto come ti ha fatto con le mani? Così. Adesso andiamo a prendere il taxi. Sei contenta? Così potrai finalmente gustare il tuo waffle alla Nutella. Andiamo. Wow. Bellissime. Mi ha fatto il cerchietto. Ti ha fatto anche il cerchietto, troppo bello. Tu ti hai fatto la felpa con il simbolo. Gli orecchini. Gli orecchini anche. Allora amore, dai. Mannaggia, sei sempre malata. Bellissima. Ragazzi, riusciamo ad ammalarci sempre anche in vacanza, mannaggia. Poi Anastasia è molto 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 delicata di gola e quindi appena prende un colpo d'aria e le viene la tracheite. Stanotte ho preso anche il Ventelan perché non stava bene. Aveva, sapete quella tosse? Quella da foca? Ecco, lei ce l'ha bene così. Allora, signorina, io mi sono lavato i capelli, adesso tocca a te. Devi fare una bella doccia che... Dai, è passata un'oretta, tra un'ora andiamo a mangiare. E se magari usciamo un po' prima, andiamo a bere un aperitivo. Se hai voglia. Perché mi guardi con quella faccia? Dai che stasera ti devi vestire bene, col tuo abitino. Ciao amore! Quindi, andiamo a fare la doccia? Anzi, vai da solo, ovviamente. Ani, come stai? Anastasia è influenzatissima, ragazzi. E le ho detto che se mi fa perdere la tappa di Palermo... ma più Palermo, perché io devo scendere a mangiarmi un Iris
E se tu quel giorno non starai bene, giuro che me la pagherai. Allora, Vanessa, vai a lavarti perché è tardissimo. Adesso facciamo tardi. Noi abbiamo un orario per entrare in quel ristorante. Non possiamo far tardi. Dai, vai a lavarti. Che tardi, manca mezz'ora. Dai, muoviti, Vane. Dai. Oh. Adesso vestiti al volo che dobbiamo andare, ok? Ok. Sei pronta? Riesco a metterlo al pino. Ti aiuto? Te lo metto io. Te lo mette papà, vai. Tu sei pronta, amore? Che bellino, mio topino. Fatti vedere come vai la gnognetta. Fammi sentire una cosa, amore. Io ti sentivo un po' caldo prima, speriamo di no. C'è una coda pazzesca per entrare e secondo me tra pochi minuti vostro padre perde la pazienza e andiamo al self-service. Scommettiamo? Siamo venute qua per un aperitivo perché dobbiamo aspettare 20 minuti, tu hai fame, vero amore? Come ti senti, Anne? Bene, sei arrabbiata, di già? Mi mancava la Anastasia arrabbiata. Dani? Riuscite a entrare in questo ristorante, ma secondo me sarà la prima e l'ultima volta, Vane? È stato un incubo. Ha fame, amore? Sono quasi le 9:20. Fame? Sono sicura che questa attesa ne varrà la pena. Secondo me si mangia benissimo. Secondo te? Anche? Ma finalmente all'alba delle 10 di sera è arrivata la pasta al ragù. Però questo ragù mi ispira tantissimo. Com'è? Sembra veramente buono, vero amore? È buonissimo. Abbiamo conosciuto proprio in questo istante una bambina che si chiama Tommaso e un'altra che si chiama Sofia. Quindi salutiamo Tommaso e Sofia. E brava Sofia. Pulisciti che sei sporca. Anastasia, quale piatto tipico stai mangiando in questo ristorante di lusso sulla nave? Un bellissimo hot dog, Anastasia. Sei proprio un'italiana, amore. Posso riprendere? No. Cosa mangi? Cosa mangi tu? Io sto mangiando dei tortellini al forno gratinati. Poi niente. Cosa dietro? Ci mangiamo il vero cannolo siciliano. Buono. E al limone? Buono. Io ho preso questa tortina senza zuccheri aggiunti, fatta come si facevano una volta. E tu, signorina, voglio vedere se lo mangi tutto, eh? Ok, bimbe, cena finita. Andiamo a dormire, che domani ci dobbiamo alzare presto per andare a Palma. Dai, su, accendete sta luce che mi devo togliere queste scarpe che mi sento scoppiare i piedi. Vi siete divertite stasera? Eh? Abbiamo conosciuto un sacco di persone nuove, vero? Anche la bambina. Oh, quella bambina di colore stupenda, piccolina, che ci mandava i baci. Un amore, speriamo di rincontrarla, che la voglio salutare ancora. Anche io mi devo togliere subito le scarpe, poi andiamo a lavarci i denti, pigiamino e un po' di TV. Ok, bimbe, vi siete messo il pigiamino. Ani, ma cosa stai aspettando? Non ti metti il pigiamino? Eh? Dai, mettete il pigiamino, tu te lo sei già messo, ci vogliamo un po'. Amore, come stai? Stai bene? Eh? Ma perché è tutto appannato qua dietro, bambina? Cosa succede? Ah, cosa succede? Perché è tutto così appannato? Sembra che c'è qualcuno. Ma c'è. No. Ma Vane, ma ti sei dimenticata la doccia aperta? C'è l'acqua. Oddio, no! Ah, Vane, te. No, guardate, no! Via. Sta uscendo un sacco di acqua, via. Prendi gli stracci, prendi lo straccio, brava, butta. Dio, Vanessa, ma ti sei dimenticata la doccia aperta quando hai fatto la doccia? Ma sei matta! Ragazzi, no, non ci credo, giuro, non ci credo. Stoppa l'acqua, sto cercando di entrare. Oddio mio. Ho chiuso. Dai, Vane, cos'hai combinato? Mi sei dimenticata ora che siamo sulla nave, eh? Mettete, butta, che qua dietro è tutto bagnato. Butta. Oddio, butta per terra. Dio mio. Esci fuori da lì, Vane.
Dai, muoviti. Ormai ho chiuso l'acqua. Vieni fuori che adesso asciugo. Muoviti. Vieni fuori da qua, per favore. Non ti bagnare anche tu. Mettiti il pigiama. Meno male che... forse Vanessa si è dimenticato il doccino aperto quando ha fatto la doccia prima che siamo andati a mangiare. Io te l'eri accorto? Quando ero qua poi mi ricordo che ero qua e siamo arrivati a tutte le ciabatte. Vanessa ha fatto la doccia, è ritornata, mi ero messo nel letto e dopo un po' ho sentito un rumore strano, ho detto ma cos'è? E alla fine poi siamo andati e siamo ritornati con... È tutto allagato. Mannaggia, meno male. C'è un altro asciugamano. Grazie, però cerca di stare un pochino più attenta. Cioè, ragazze, stavamo per allagare la cabina di Costa, vi rendete conto? Meno male che è uscita pochissima acqua, Dio mio. E ci siamo accorti. E che ci siamo accorti che siamo tornati a casa, in stanza. Esatto. Pensa se tornavamo fra 2-3 ore. Tornavamo. Vabbè, dai, è andata bene. No, Dio mio, non potevamo entrare. Non potevamo più entrare. Anastasia, metti il pigiama, andiamo a dormire. Domani mattina siamo a Palma di Maiorca. Cucciolini, cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel pollicione in su. Ciao. Ciao.